Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla terza fase della puntata numero 7 del campo della scommessa. Dovevano pronosticare con un commento tre partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Germania e Italia Serie A, come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 1 a lunedì 4 marzo. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 7. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante è Andrea Campese, che ha pronosticato Empoli Parma 1x e under 3,5 a 1,75. Un attimo solo che sistemo la pagina. Ok. Poi ha pubblicato Lazio Roma x2 a 1,50 e Udinese Bologna x2 a 1,54. Poi abbiamo Fabio Crudele, che ha pronosticato Milan Sassuolo multigol da 2 a 4 a 1,45, Villarreal Deportivo Alaves 1 a 1,70 e Spal Sampdoria X o gol a 1,63. Alessandro Crudo con Real Madrid Barcellona under 3,5 a 1,65, Cannes Paris Saint Germain gol a 1,80 e Mönchengladbach Bayern Monaco gol più over a 1,75. Andiamo avanti. Abbiamo Gianni Carbone, che ha pronosticato Genoa Frosinone 1 a 1,64, Schalke 04 Fortuna Düsseldorf over 1,5 casa a 1,87 e Norimberga Lipsia over 2,5 a 1,70. Poi abbiamo Angelo Di Corato, che ha pronosticato Augsburg Borussia Dortmund 2 a 1,65, Huesca Siviglia 2 a quota 2 e Torino Chievo 1 e over 1,5 a 1,70. Poi abbiamo Gianni Persia, Cagliari Inter 2 a 1,80, Atalanta Fiorentina over a 1,70 e Napoli Juventus gol a 1,75. Bene, le partite in totale sono 3, 6, 9, 12, sono 18. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti a questa fase sarà un tablet 4 GB di RAM. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!